Giulia De Ascenti, se sei stata chiamata come testimonial di questa giornata mondiale del diabete, e il tuo stile di vita da atleta, da persona sana, è un esempio per tante persone che attraverso l'attività fisica e la buona alimentazione cercano di stare meglio, no? Come hai accolto questo invito? Allora, per me è stato un grande onore essere ancora considerata comunque un esempio di stile di vita sano, anche perché penso che una vita da sportiva a livello agonistico mi abbia formata e educata a portare avanti questo stile anche adesso che non sono più un agonista. Però continuo comunque a reputarmi una sportiva. Nel mio piccolo cerco di fare il possibile per mantenermi in forma. Questo non vuol dire essere ossessionata da un allenamento quotidiano da 2 ore, no. Cerco anche di fare una mezz'oretta di sport al giorno, di attività fisica libera. Quindi quello che mi va di fare faccio, se è una camminata con le amiche o una camminata con il cane, vado. Oppure lavoro in una palestra, se ho una mezz'oretta libera dopo che finisco di lavorare o prima di entrare al lavoro, vado lì e mi alleno, oppure con mio fratello vado a correre al mare quando nel weekend e ovviamente quando ho tempo e quando ho la possibilità mi butto in acqua, che comunque rimane il mio elemento preferito, la mia seconda casa, diciamo così. Ecco, per stare meglio sono fondamentali anche l'organizzazione rispetto, insomma, ai tempi, alle cose da fare, e poi tanta buona volontà. Esatto. Non ho una vita molto tranquilla, diciamo, direi frenetica. Esco la mattina da casa alle 8, vado a lezione fino a 1:30, che seguo lezioni all'università, dal lunedì al venerdì, e il pomeriggio entro al lavoro alle 1:30, alle 2, fino alle 9 di sera. Quindi non ho tempo di cucinare e fare, ne so, grandi pranzi o cene. Mi organizzo la sera prima di uscire, preparo quello che c'è da mangiare per lo spuntino, il pranzo, lo spuntino pomeridiano e la cena, in vari tupperware, in vari contenitori, e me li porto dietro semplicemente. Quindi c'è bisogno di una grande organizzazione, sì, ma anche forza di volontà. Non cedere alla prima tentazione. Ovviamente siamo ricoperti lì di macchinette con snack di ogni tipo, dolcetti. Non sto dicendo che non si può mangiare una volta ogni tanto. Ovviamente se io ho voglia, sono la prima ad andare lì e me la prendo una barretta di cioccolata o un tarallino, cioè non succede nulla, non è quello a influire sul risultato finale. L'importante è comunque essere coscienti che se si mangia in modo sano, giusto, il corpo reagisce immediatamente con un senso di benessere e non si perde mai l'amore per se stessi. Quindi non vado mai a strafare uscendo con le amiche. A volte capita che vado al sushi oppure vado a mangiare la pizza e tra virgolette ci sfondiamo, cioè mangiamo una quantità allucinante. Non me ne faccio una colpa, può capitare, cioè, non succede nulla. L'importante è non farla diventare una routine, una quotidianità, quindi una scusa. Ormai ho sforato questo giorno, ho mandato tutto all'aria, continuo così con questo stile di vita che non mi fa stare bene. No, poi l'importante è ritornare il giorno dopo nella carreggiata giusta e continuare il nostro percorso. Questo è un anno speciale, qualche settimana fa, possiamo dire, hai dato attraverso i tuoi canali social la notizia che, insomma, non sei più un atleta agonista, ma comunque resti nel mondo dello sport, no? Si chiude un percorso fatto di tanti successi, tanta fatica, tanta passione che ti ha dato tanto, no? E inizi già a ripensare agli anni da nuotatrice in vasca con malinconia? No, allora, malinconia no, affetto tantissimo, cioè se io ripenso fino al mese scorso che ancora mi allenavo, comunque provo tantissimo amore per il nuoto, per lo sport che facevo. Quello che mi manca è il gruppo di allenamento che io avevo, cioè quotidianamente ritrovarmi con i miei amici e allenarmi con loro. Quello che non mi manca per niente invece è la sensazione di dover dare tutto anche quando non si ha più niente, cioè di non tradire mai le aspettative. Io poi sono molto critica con me stessa, quindi
volevo sempre dare il massimo anche quando il mio corpo mi diceva basta, non ce la fa più. Quindi quello no, non mi manca. Mi manca più, ecco, l'ambiente sportivo, del nuoto, la piscina, gli amici, mi manca tutto quello che mi circondava, ma diciamo che non mi manca la fatica che facevo, quello ancora non sono arrivata a quel punto, diciamo. Hai vinto tanto e hai raggiunto veramente risultati importanti a livello italiano e internazionale, e nonostante un po' di sfiga che ti ha perseguitato nel corso degli anni, insomma, raccontando anche il tuo percorso in questi anni, più volte ci siamo imbattuti, insomma, in problemi fisici, acciacchi, virus che non si capiva cosa volevano un po' da te, e hai un po' magari a quel rammarico che senza qualche intoppo di percorso poteva andare ancora meglio? Sì, non mi nascondo dietro questa cosa, sì. Io sono stata molto sfortunata, diciamo, nell'arco della mia carriera, perché ho avuto vari periodi di down dove mi sono buttata giù perché il mio fisico non riusciva ad arrivare alle aspettative che invece il mio cervello diceva di avere, cioè il mio cervello diceva Giulia vai, spingiamo, andiamo, facciamo allenamento al massimo, ma il mio fisico non ce la faceva e non reggeva, e questo mi buttava giù in una maniera incredibile. E quindi sono sicura che magari con qualche acciacco in meno la mia carriera poteva andare, sarebbe potuta andare in un modo diverso e forse anche un po' più lunga sarebbe potuta essere, sarei potuta andare avanti anche qualche anno. Però è andata così, che dobbiamo fare? Ormai è andata, non ho rimpianti di questo. Cioè io quello che potevo fare l'ho fatto, anche perché quando decido di fare una cosa la faccio al massimo. E doveva andare così, e quindi è andata. Resti nell'arma dei carabinieri che ti ha accolto ormai da qualche anno, resti nel mondo dello sport, quindi insomma comunque hai davanti tanti anni, un percorso a questo punto non più sportivo ma professionale, è bello e entusiasmante. Sì, esatto, grazie all'arma dei carabinieri sono comunque rimasta nel settore sportivo, in quanto sono al lavoro presso una struttura sportiva dell'arma che si occupa appunto del benessere del personale, che vuol dire che c'è una piscina, due sale di palestra, una fitness, una pesi, una sauna, e io sono lì in piscina a dare consigli magari a dei colleghi che vogliono imparare a nuotare bene, ci sono anche dei corsi di acqua gym. Io però nello specifico mi occupo di bambini, quindi i figli di colleghi che vengono lì per imparare a nuotare, una fascia d'età da 5 anni in su, e gli insegniamo a nuotare e quindi gli assegniamo i vari brevetti. E entro con loro in acqua quando sono piccoli, che non ancora sanno stare magari a galla da soli, quindi li abituo alla sensazione, a familiarizzare con questo nuovo elemento che per loro è l'acqua, no? E li porto avanti mano a mano nel percorso, insegnandogli quello che per me è stata la vita, cioè il nuoto, il mio sport.